Legalità e impegno civile, se ne è discusso dal Tino per iniziativa dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Vincenzo Muratelli, alla presenza del vicepresidente del CSM Giovanni Legnini e del giudice Alfonso Sabella. Alfonso Sabella in particolare ha raccontato il suo impegno nei confronti della mafia siciliana, che peraltro verrà raccontato prossimamente in una fiction che andrà trasmessa nelle TV nazionali. Io ho raccontato la storia di quella che è stato un periodo di una vittoria, di una grande battaglia che lo Stato ha combattuto contro la mafia corleonese nel 92, ma ho anche raccontato purtroppo quella che è stata la mia sconfitta personale quando ho affrontato una questione che addirittura peggiore, che è quella di mettere ordine nella macchina amministrativa capitolina. La cosa che dicevo mi ha fatto più male a Roma è stato quello di scoprire che i riflettori nazionali si accendevano su Ostia per una testata di giornalista, o che i riflettori nazionali si accendevano su Roma per un funerale cafone come quello di Casamonica, quando le mafie a Ostia e a Roma esistono da parecchio tempo. Presidente Legnini, lei ha anche parlato di un po' di polvere che ha tolto dagli archivi pubblicando un libro che è importante conoscere, soprattutto da parte dei giovani. Letture che da un lato ci descrivono il carattere pionieristico ma anche le intuizioni efficaci di Falcone e Borsellino nella definizione degli strumenti di contrasto alla mafia, dall'altro anche un tasso di incomprensione, diciamo così, di scarsa comprensione da parte dell'organo di governo autonomo della magistratura.